Sulla base di quello che abbiamo detto nella prima ora, che abbiamo dimostrato nella prima ora, andiamo a fare qualche limite. Andiamo a fare questi limiti qua che sono molto semplici. Quanto fa questo limite secondo voi? Limite per n che tende a infinito. No, non se ne parla. Prima di tutto noi le successioni divergenti non le conosciamo, quindi prego ancora quelli che hanno fatto lo scientifico e credono di sapere qualche cosa, di non nominare la parola infinito come limite, perché ancora non l'abbiamo trattato. Quindi non mi darei in qualcosa che tenda più infinito, insomma, non state trattando quello che scelgo. Fa 3, perché fa 3? Allora, noi prima di fare il limite possiamo dividere? Possiamo mettere in evidenza qualcosa? Allora mettiamo in evidenza n quadro sopra, a qua viene 3 meno 1 su n più 2 su n quadro, e sotto n quadro per 1 meno 4 su n più 1 su n quadro. Dopo averlo messo in evidenza questo n quadro, prima, sempre prima di fare il limite, si può semplificare. E adesso cosa sappiamo di questo limite? Questo tende a 0, questo tende a 0, questo vale 3, il numeratore tende a 3. Il denominatore, questo vale, tende a 0, questo tende a 0, questo vale 1, il denominatore tende a 1. 3 fratto 1 fa 3. Abbiamo cioè ripetutamente applicato il teorema sul limite di somma prodotta e rapporto. Quindi non ci vuole niente. Se invece scrivessi limite per n che tende a infinito di 2n quadro più n più radical 2 fratto radice quadrata di n alla quinta più 1, questo che fa? Ennesima di n alla quinta, radice quadrata di n alla quinta. Ecco, se uno non si ricorda le proprietà delle potenze, se le va a ripassare. Radice quadrata di n alla quinta è n elevato a quanto? 5 mezzi. E 5 mezzi quanto fa? 2 e mezzo. Quindi questo limite fa? Per quale motivo? Questo limite è uguale al limite per n che tende a infinito. Allora, sopra mettete in evidenza n quadro, avete 2 più 1 su n più radical 2 su n quadro. Sotto mettete in evidenza n alla 5 mezzi, qua vi viene 1 più n alla meno 5 mezzi. N alla 5 mezzi lo metto in evidenza, 1 mi deve fare, mettendo in evidenza mi farà 1 su n alla 5 mezzi che fa n alla meno 5 mezzi. Ora, notate che, o se preferite, posso anche scriverlo così, 1 su n alla 5 mezzi, che è mezzo, sì, lo capite meglio. Questo è 1 su n all'alfa, alfa è positivo, quindi questo tende a 0. Questo tende a 1, questo tende a 0, questo tende a 0, questo tende a 2, quindi questo rapporto qui tende a 2, quindi tutto il rapporto di queste due frazioni, di queste due parentesi, tende a 2. E qua però che succede?
che un n quadro è un n alla 5 mezzo, posso semplificare, però mi rimane un n alla 1 mezzo di sotto, quindi qua mi rimane 1 su n alla 1 mezzo che tende a 0. 0 per 2 è chiaro? Adesso andiamo a fare il limite per n che tende a infinito della radice quadrata di n alla quarta più 1 meno la radice quadrata di n alla quarta meno 1. Allora, questo è un limite, ripeto, noi le successioni divergenti non l'abbiamo fatta, altrimenti diremmo a infinito meno infinito una forma indeterminata e quindi bisogna dire. Però c'è un modo di venirne a capo senza parlare di tutte queste cose? Allora, io posso moltiplicare per qualcosa? Allora, questo è un a meno b. Quello che mi dà fastidio, allora io cosa capisco? Capisco che questo numero è molto grande, perché se ignorate l'1, la radice quadrata di n alla quarta è circa n quadro, cioè è n quadro, quindi la radice quadrata di n alla quarta più 1 è poco più grande di n quadro, quest'altro è poco più piccolo di n quadro, quindi sono due numeri molto grandi, però la differenza non lo so quant'è. Anche se sono due numeri molto grandi, la differenza può essere piccola. Allora, come fare? Quello che mi dà fastidio per valutare la differenza sono quelle radici. Però se io moltiplico per la radice di n alla quarta più 1 meno, anzi più, scusate, la radice di n alla quarta meno 1, ovviamente se moltiplico devo anche dividere. Questa chi è uguale? È uguale al limite per n che tende all'infinito di, qua mi viene n alla quarta più 1 meno n alla quarta meno 1, e sotto c'ho sempre queste radici. Adesso siete in grado di dirmi quanto fa questo limite? Allora, sopra quanto viene? Sopra viene 2. Sotto ci rimangono le due radici. Che però stavolta non sono sottratte, ma sono sommate. Quindi io cosa posso dire? Per esempio, 2 fratto la radice di n alla quarta più 1 più la radice di n alla quarta meno 1 è sicuramente positivo, perché queste due radici sono positive, tutt'al più questa per n uguale a 1 è 0, ma questa no, quindi la somma è sempre diversa. Ma posso anche dire che questo è minore di 2 fratto la radice di n alla quarta. Perché? Cosa ho fatto? Questo l'ho trascurato. Anzi, facciamo tutti i passaggi. Ok, minore uguale minore 2 fratto la radice di n alla quarta. 2 su n quarta. Perché? Allora, se io tolgo questa radice, che succede? Il denominatore diminuisce, quindi la frazione aumenta.
Ma poi se tolgo anche questo 1, il denominatore di nuovo diminuisce. Radice n alla 4 fa n quadro e quindi la frazione aumenta. Quindi che succede? Che la mia successione è compresa tra 0 e 2 su n quadro. 2 su n quadro tende a 0. Tra le due garantie questo rito vale 0. Allora qui si potrebbe aprire un lungo filone di quelli che si chiamano i limiti che si fanno con degli artifici. Cioè, per esempio, qua qual è l'artificio? L'artificio per far sparire le radici è moltiplicare radice di A meno radice di B, moltiplico radice di A più radice di B, così sopra mi sparisce la radice, posso fare la differenza, e qua non ho il problema che le radici si sottraggano, ma invece si sommano. Chiaro? Gli artifici ce ne sono tanti, ne possiamo immaginare tanti e ne potete trovare sui libri tanti. Io non ci perderò tempo, perché non perché noi non vogliamo calcolare i limiti, ma non lo possiamo fare adesso. Appena faremo gli sviluppi di Taylor, cioè dopo aver studiato le derivate e gli sviluppi di Taylor, torneremo indietro e applicando gli sviluppi di Taylor e quello che sarà un principio che si chiama principio di sostituzione degli infiniti o degli infinitesimi a seconda di come dove lo applicate, impareremo a sviluppare i limiti in un modo generale che non vi renderà, diciamo, vi eviterà di usare qualunque tipo di approccio. Ok? Quindi che questo limite faccia 0 è ovvio, perché si mette in evidenza il quadro, poi si fa uno sviluppo, poi diciamo, si vede che è in evidenza. Quindi l'ho fatto questo, ma per farvi vedere che ci sta. Ci sono gli artifici, si possono calcolare i limiti mediante artifici, ma in realtà vedremo poi un metodo più generale. Andiamo invece a vedere adesso un altro limite. Ecco, questo è il classico esercizio che però facciamo, diciamo, lo facciamo a esercitazioni, ma è un po' un pezzo di teoria. Allora, il limite è questo qua. Abbiamo che a con 1 è uguale a 2, a con 2 è uguale a 1 più 1 mezzo al quadrato, quindi 9 quarti, a con 3 è uguale a 1 più 1 terzo al cubo, cioè 64 27. Chi è più grande, questo o questo? Chi è più grande, 64 ventisettesimi o 9 quarti? È più grande questo, perché? Perché 64 per 4 fa 256, e mentre 9 per 27 fa 243. 7 per 9 63 più 180 fa 243. Poi A con 5, A con 4, scusate, 1 più 1 quarto, quindi 5 quarti alla quarta,
quindi questo fa 625 su 256. 4 alla 4. Chi è più grande? Questo o questo? Allora, qua bisogna fare le moltiplicazioni, 64 per 4 per 256 fa 1024, per 16 dovrebbe fare 16.382, se non lo so. 16.384. Invece dall'altra parte, allora, dall'altra parte viene di meno. Allora, 27 per 500 fa 13.500, 27 per 125, cioè viene di più, perché 27 per 125 è più grande di 3.000 e quindi viene più di 16.500, quindi viene più grande di questo. La costanza che però ci grande. A con 3 e meno di A con 4. Oh, allora possiamo andare avanti così? Non è ragionevole, cioè cosa voglio dimostrare in realtà? Io voglio dimostrare che se A con n è uguale a 1 più 1 su n alla n, noi abbiamo sempre che A con n è minore di A con n più 1 per ogni n. Non solo, A con n è sempre compreso tra 2 e 3. Quindi stavolta che succede a questa successione? Che questa successione sale. Ma è ancora limitata, cioè è compresa tra 2 e 3. Che vuol dire? Lo dimostriamo giovedì, però teniamo della probabilità delle successioni monotone vale pure per le successioni che salgono, anche se o salgono o scendono, basta che siano limitate e siano monotone. Oh, questo limite però non si chiama L, si chiama E. E ha un nome particolare, il numero di Nepero. Volete un po' di cifre decimali del numero di Nepero, ve le dico subito. Allora, 2 circa 2.718 28 18 28. Oh, non vi immaginate che questi si ripetano sempre, è un caso, quindi. E è un numero irrazionale, quindi non si ripete in media periodica. Ora, siamo in grado di approssimarlo bene a mano? Ni, nel senso che ci sono altri modi di arrivare a E. Per esempio, se tu fai la somma dei reciproci di tutti i numeri di tutti i fattoriali, quindi fai 1 più un mezzo più un sesto più un ventiquattresimo e così via, 1 più 1 più un mezzo più un sesto, ci sta un 1 in più, alla fine arrivi a E, perché devi fare pure il reciproco di 0 fattoriale, no? Però questo non lo possiamo vedere adesso, per quale motivo? Richiede un concetto che ancora non abbiamo introdotto, quello di somma infinita, di infiniti deri. Però se volete approssimare
Calcolare questo è molto peggio che calcolare questo, perché qua se io metto 10 termini sono arrivato a 1 su 10 fattoriale che più o meno avrà, sarà l'ottava decimale, quindi posso approssimare più o meno così. Mentre invece per arrivare a questa approssimazione in quest'altro modo bisogna che n sia abbastanza grande, ma soprattutto bisogna fare conti più complicati. Ok? Allora, però siamo noi in grado di dire questo numero chi è? No, questo numero è quello che viene da questo limite. Cioè, non abbiamo un altro, diciamo, per determinare tutte le cifre bisogna andare sempre per approssimazione. Perché? Perché è un numero irrazionale, si può dimostrare, ma non è facile dimostrare, per tanti motivi. Quindi, quando noi facciamo questo ragionamento su questa successione, che adesso facciamo, e adesso lo dimostriamo, noi stiamo semplicemente cercando di dimostrare che questa successione ha un limite. Dopodiché questo limite si chiama E. E chi è? Quello che viene. Quindi a noi non interessa tanto calcolare il limite in questo caso, interessa stabilire che la successione ha un limite. Allora, per stabilire che la successione abbia un limite, io devo fare, perché la successione potrebbe pure oscillare, no? Potrebbe, tipo, meno 1 alla n oscillava, non aveva limite, che ne so. Però se io dimostro, oppure potrebbe divergere, no? Anche se non abbiamo ancora visto che significa, capito? E invece no, questa successione cresce sempre, ma si mantiene compresa tra 2 e 3, e quindi il limite ce lo deve avere. Chiaro? E adesso vediamo perché cresce, perché sempre compresa tra 2 e 3. Che sia sempre compresa tra 2 e 3 è facile. Perché 1 più 1 su n alla n chi è? È la somma per h che va da 0 a n, qua usiamo, che cosa usiamo? Il binomio di Newton, di n su h per 1 su n alla h. Ma n su h per 1 su n alla h io lo posso scrivere come n per n meno 1 per n meno h più 1 fratto h fattoriale per 1 su n alla h. Quindi posso dire che questo è minore o uguale. Allora, vedete, questi fattori sono esattamente h e questi invece pure, solo che qua moltiplico sempre n, qua moltiplico prima n, poi n-1, poi n-2. La prima n la posso semplificare. Gli altri fattori chi sono più grandi, quelli di sotto o quelli di sopra? Quelli di sotto che fanno sempre n, quelli di sopra saranno n-1, n-2, n-3. Quindi posso dire che il tutto è minore o uguale di 1 su h fattoriale. Quindi posso dire che il tutto è minore o uguale, minore, lo scrivo qua, della somma per h che va da 0 a n di 1 su h fattoriale. Oh, tenete conto che i primi due termini di questa somma, i primi due termini, n su 0 per 1 su n alla 0 fa 1, n su 1 fa n, per 1 su n fa un altro 1, quindi questa somma è sicuramente maggiore o uguale di 2. Cioè i primi due termini fanno 1 più 1, cioè sarebbero gli stessi primi due termini di questa somma d'ore, cioè sui primi due termini, se andate a fare i conti, non minore uguale, non uguale. Quindi il primo termine è 1 su 0 fattoriale che fa 1, il secondo termine è 1 su 1 fattoriale che fa 1, gli altri termini qua sono più piccoli, qua sono più grandi.
Non solo, ma qua lo posso scrivere come 2, i primi due termini, più la somma per h che va da 2 fino a n di 1 su h fattoriale. Il tutto è minore o uguale, cancello questa, tutto è minore o uguale di 2 più la somma per h che va da 2 a n di 1 fra. Allora qua ci voglio mettere 2 alla h meno 1, perché 1 su h fattoriale sarebbe h per h meno 1 per 2 per 1. Allora se ci tolgo l'1, questi fattori quanti sono? H meno 1. E se invece di metterci a 2, 3, 4 fino ad arrivare fino a h ci metto sempre 2, che succede? Il denominatore diminuisce e quindi il reciproco aumenta. Tuttavia questa sommatoria qui la posso scrivere 2 più la somma per h che va da 1 a n meno 1 di 1 su 2 alla h. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto prima, abbiamo shiftato h meno 1, l'abbiamo chiamato di nuovo prima k e poi di nuovo h. Ma questa somma qui non è altro che 2 più un mezzo più un quarto più l'ultimo termine 1 su 2 alla n meno 1. Se ci fate caso, questa somma qui la potete fare con la somma di una progressione geometrica che avete fatto alle superiori, però in realtà è molto più semplice. Questa somma fa 3 meno 1 su 2 alla n meno 1, che è minore di 2. È molto elementare questo ragionamento, perché guardate, ogni volta che aggiungete un termine, cosa state facendo? Aggiungete esattamente la metà di quello che manca per arrivare a 3. 2, quanto ci manca per arrivare a 3? 1. Ci aggiungi un mezzo, ci rimane un mezzo. Aggiungi un quarto, ci rimane un quarto. Aggiungi un ottavo, ci rimane un ottavo. Siccome aggiungi ogni volta la metà, quello che manca per arrivare a 3 è esattamente l'ultimo termine aggiunto. Quindi questo è esattamente 3 meno questo. Se tu raddoppi l'ultimo termine, la somma fa 3. In qualunque di questa, dovunque tu fermi questa sommatoria, se raddoppi l'ultimo termine, la somma fa 3. Quindi arrivando fino a qui, la somma fa 3 meno l'ultimo e quindi è minore di 3. Quindi questi sono ragionamenti elementari, cioè utilizzando il binomio di Newton io ho visto che questa somma è compresa tra 2 e questa somma qua, che è più piccola di questa somma qua, che è più piccola di questa somma qua, che è più piccola di questa. Vabbè, questo mi dimostra che la successione è limitata, cioè compresa tra 2 e 3. Quindi intanto sappiamo che è compreso tra 2. Adesso però dobbiamo dimostrare che la nostra successione è monotona, cioè crescente. Allora, cosa vogliamo dimostrare? Vogliamo mostrare che 1 più 1 su n alla n è minore di 1 più 1 su n più 1 alla n più 1 per ogni n. Secondo voi come lo vogliamo dimostrare? Per induzione. Allora, in realtà per dimostrarlo per induzione serve un lemma, però questo lemma non lo voglio scrivere prima, perché sennò non si capisce da dove viene, sembra un deus ex machina, cioè un panierino calato dall'alto. Andiamo a fare i conti, vediamo perché che le cose funzionano fino a un certo punto. Allora, io voglio dimostrare questa disuguaglianza qui, 1 più 1 su n alla n
Per adesso non la voglio neanche dimostrare per induzione, voglio semplicemente scrivere quella disuguaglianza e manipolarla. Questa qui, minore di 1 più 1 su n più 1 alla n più 1, equivale a dire n più 1 su n alla n minore di n più 2 su n più 1 alla n più 1. Ho semplicemente fatto la somma dei, che equivale a dire a n più 1 su n alla n minore di n più 2 su n più 1 alla n per n più 2 su n più 1. Ho tirato un fattore fuori, che equivale a dire, cioè questi sono tutti passaggi reversibili, quindi si possono, sono tutte equivalenti. Allora questo qua lo porto di qua, quindi che cosa mi viene fuori? Mi viene fuori n più 1 al quadrato fratto n per n più 2, tutto elevato alla n deve essere minore di n più 2 su n più 1. Ho portato questo di là. Tutto equivale a dire che 1 più 1 fratto n per n più 2, tutto elevato alla n, deve essere minore deve essere minore di 1 più 1 su n più 1, vediamo, scusate, 1 meno per quale, no, sbagliato, era giusto ma non era, scriviamo così, n per n più 2, facciamo un altro passaggio, fratto n più 1 al quadrato alla n maggiore di n più 1 su n più 1, cioè passando ai reciproci, siccome sono numeri positivi, se solo se 1 meno 1 fratto n più 1 al quadrato alla n, questo deve essere maggiore di n più 1, se preferi, vabbè, n più 1 su n più 2, questo lo posso anche lasciare così. Allora, se io dimostro l'ultima, ho dimostrato anche la prima, perché queste sono tutte equivalenze. Allora, se io chiamo a uguale 1 su n più 1 al quadrato, questo a è sicuramente compreso tra 0 e 1. Allora io dico che io so che 1 meno a elevato alla n è sempre più grande di 1 meno na in questa situazione. Questo è il lemma da dimostrare, e lo dimostriamo dopo. Adesso applichiamolo in questa situazione. Allora, 1 meno 1 su n più 1 al quadrato alla n, questo è maggiore di 1 meno n fratto n più 1 al quadrato.
prossimo che parla senza sapere quello che dice, poi mi rivedo le registrazioni e lo localizzo. È vero che la telecamera sta puntata di qua, però allora, quindi se io dimostro che questa qui è vera, se dimostro che questa è vera, beh, questa è più grande di questa, che è più grande di questa, ok? Quest'ultima di disuguaglianza è vera. Come si fa a vedere se è vera? Basta sviluppare. La faccio qua sopra. Questa disuguaglianza, chiamiamola asterisco, asterisco è equivalente a, qua mi viene n quadro più 2n più 1, sopra mi viene n quadro più n più 1, perché quando vado a fare la somma mi viene 1 per n quadro più 2n più 1 meno n, che fa n quadro più n più 1. Questa deve essere maggiore di n più 1 fratto n più 2, che è equivalente a dire n quadro più n più 1 per n più 2 deve essere maggiore di n più 1 al cubo, no? Perché questo era n più 1 quadro per n più 1 fa n più 1 al cubo. Ora, fare questo prodotto quanto fa? N cubo 2n quadro più n quadro fa 3n quadro, 2n più n fa 3n più 2. Ve lo ricordate il binomio di Newton? Chi è n più 1 al cubo? N cubo più 3n quadro più 3n più 1, ma questo è più 2, quindi questo è più grande. Allora, questo è più grande di questo, che equivale a questo è più grande di questo, che equivale a dire che questo è più grande di questo. Ma io so che questo è più grande di questo, poi lo dimostriamo, e quindi questo è più grande di questo e più grande di questo, quindi questa è vera, quindi questa è vera, questa è vera, questa è vera, questa è vera, questa è vera. Quindi in realtà non l'abbiamo dimostrato per induzione, mostreremo il lemma. Dal lemma segue questa disuguaglianza, da questa disuguaglianza segue questa disuguaglianza, e quindi la disuguaglianza origine. Adesso facciamo pausa, dopo la pausa ci è rimasto da dimostrare questo lemma qui. Questo lemma qui ha un interesse anche di per sé, quindi è un piccolo esercizio da fare per induzione e lo faremo. Però prima di fare pausa, ripeto, che abbiamo dimostrato? Abbiamo preso la successione 1 più 1 su n alla n, abbiamo dimostrato che questa successione cresce sempre ed è sempre compresa da 2. Qui saliamo. Ok?